There's no place I'd rather be. Giulio, oggi ragazzi sono qui tornata con un video in cui racconto ciò che mi succede nella mia vita, ma in aggiorno. No, ok, a parte tutto, oggi voglio raccontarvi quello che mi è successo esattamente ieri e l'altro ieri. Ieri 3 settembre è stata, credo, la giornata che mi ricorderò per tutta la mia vita. Però ok, ora vi starete chiedendo forse il motivo per il quale questa giornata è indimenticabile. Ora ve lo spiego subito. Come sapete già, per chi ha visto le mie Instagram stories, che se non mi seguite su Instagram, seguitemi. In questi giorni sono andata a girare un pochino l'Italia, diciamo. Sono andata a Mirabilandia, poi sono andata a San Marino, ci siamo passati in Umbria, abbiamo passato un pochino tutte quante le regioni del centro Italia fino ad andare verso il nord. La giornata a Mirabilandia è andata benissimo, ho incontrato molti di voi, ho anche fatto un pochino di amicizia, un pochino di conoscenza con alcuni ragazzi che stavano lì a Mirabilandia. Ci siamo fatti tipo l'iSpeed, il Catun insieme. E loro sanno che tipo quando ho fatto il Catun sono quasi svenuta, però vabbè, dettagli. E vabbè, la giornata a Mirabilandia è andata benissimo, tutto a posto. La sera siamo andati in questo fantastico hotel 4 stelle, veramente molto molto carino. La giornata seguente siamo andati a San Marino. Eravamo un gruppo di all'incirca 50 persone, che è tipo una cosa che avevano organizzato con la chiesa della loro zona. E noi tramite delle conoscenze, sì, perché siamo dei raccomandati, ci siamo infiltrati in questo gruppo e abbiamo appunto affrontato questo viaggio insieme a loro. Ieri, quando stavamo andando via da San Marino, intorno alle 18:30, eravamo sul pullman. E che cosa è successo a questo pullman? Tutto ad un tratto abbiamo sentito tipo un rumore come se si fosse rotta una bottiglia di vetro. L'autista è sceso a controllare, era tutto ok, allora abbiamo preso e siamo ripartiti. Dopo un quarto d'ora il pullman ha cominciato a rallentare piano piano fino a fermarsi. La cosa divertente però, credo che siamo capitati nella zona più brutta in cui una persona si possa fermare con un pullman, esattamente in mezzo all'autostrada. Sì, tipo c'era l'autostrada dove c'è tutto quanto il passaggio, che l'autostrada proseguiva così dritto e noi stavamo facendo una stradina che passava per così. Ecco, noi ci siamo fermati esattamente in mezzo, creando una bella fila di macchine, diciamo, sia chi vuole tornare da questa parte sia quelli che vogliono venire da questa parte. E quindi abbiamo bloccato tutto. Vabbè, a parte le persone che ci suonavano, però noi tipo eravamo lì, che caspita facciamo? Andiamo tutti insieme a spostare il pullman? No! Ora vi lascio alcune clip di quello che è successo, appunto, e poi continuiamo con il nostro racconto. Bene, così siamo fermi, ragazzi, facciamo tipo 5 minuti di autobus e poi si ferma. E guardate dove siamo? In mezzo alle montagne, dove non prende nulla. Faccio questo video semplicemente per testimoniare questa cosa, perché poi so che le persone in questo momento staranno dicendo: no, Sili, non è vero, stai facendo tutto questo solo per l'isola. Invece no, siamo fermi. Da quanto tempo che siamo fermi? Allora, si è fermato 5-6 volte perché non arriva benzina al motore. Probabilmente ce l'hai fuel free road, però siccome noi siamo romani. Sapete perché, ragazzi? Perché la vita non ci regala una gioia. Però siamo fermi così, ragazzi, a guardarci in faccia e a ridere. Questa è la situazione nel pullman. Lei ride, vedete? Lei ride. Questa è la situazione nel pullman. Siamo romani. Da Roma. Bene, sì, noi possiamo andare avanti e andiamo indietro per la discesa. Sì, ragazzi, questo credo sia l'ultimo video che registrerò. Dopo ci schianteremo. Ecco, non arriva la macchina. Addio, ragazzi. Poi, ragazzi, c'è aria, poi non c'è aria. C'è aria, poi non c'è aria. Vedete? C'è? Non c'è. C'è? Non c'è. Senti, senti. Bello, ragazzi, fermarci in mezzo alla strada e creare una coda, ragazzi. Siamo bloccati in mezzo alla strada e c'è una coda. Un essere terrestre o non terrestre? E ci potevamo fermare ovunque, proprio qui in mezzo a tutte le macchine. Ragazzi, non stiamo scherzando. Guardate dove caspiterina stiamo camminando. In mezzo al nulla, con tante persone che ci stanno seguendo, scusate. E niente, le macchine passano, noi facciamo autostop col trucco.
No, vabbè. Siamo stati lì per una trentina di minuti e poi è ripartito. E noi tipo, sì, è ripartito il pullman. Chissà per quale grazia di Dio. Siamo partiti per tipo 5 minuti e poi si è rifermato. Poi altri 5 minuti e si è rifermato. Finché non si è bloccato totalmente. Eravamo tipo là in 50 persone, che faceva un caldo, ragazzi, che stavamo schiattando. E non sapevamo cosa fare. Cioè, veramente, eravamo lì fermi. Allora, siamo accorti che a pochi metri da noi, sempre ringraziando il nostro signore, c'era una pompa di benzina. Allora siamo scesi tutti quanti in gruppo, ci siamo fatti tutto sul ciglio della strada, abbiamo camminato e devo ringraziare il cielo che nessuno ci ha investiti, e per qualche metro abbiamo camminato fino ad arrivare appunto a questo autogrill. Arrivati lì c'era questo bar, siamo entrati per mangiare qualcosa perché appunto si erano fatte le 9 e noi eravamo fermi col pullman dalle 6:30. Allora che succede? Entriamo dentro questo bar e dopo pochi minuti esce un ragazzo del nostro gruppo dicendoci che il bar stava chiudendo. Questa è la nostra situazione, ragazzi. Da poco chiude. Davvero, Rica? Grande. Cioè adesso? Ha detto, sono entrato, ci ha detto che ironicamente se c'erano 50 posti ha detto che è troppo lungo. Perfetto, come avete sentito, tra poco chiude l'autogrill e noi siamo in mezzo al nulla con l'altro autobus rotto sulle montagne. Cioè, cosa c'è di più divertente, ragazzi, che stare in mezzo alle montagne con manco un'attacca di internet? Attendiamo con ansia la nostra fine. No, dai, siamo speranzosi. Bel termine, speranzosi si può dire. Raga, non mi ricordo manco quello che si può dire. Comunque io e il mio succo, incrociamo le dita. Incrociate anche voi le dita per noi. Anche se starete in questo momento guardando questo video, siamo riusciti a trovare un modo per tornare a casa. Però ok, incrociatele col... Non lo so, raga, incrociate le dita, fate qualcosa, cominciate a pregare insieme a noi. Guarda che top. Che top, raga. Si sta chiudendo tutto. Grazie. Grazie, davvero. Aggiornamento del momento, appunto. Ci hanno comunicato che dobbiamo aspettare il nostro bus che arriva da Roma. Ci impiegherà più o meno 2 ore e mezza. L'autogrill, come avete visto, sta chiudendo. E che si fa, ma? Vabbè, vedo che manco mamma c'ha tante idee innovative. Allora tutti di corsa siamo entrati, tipo mandria di lupi. Mandria di lupi? No, gruppo di... Vabbè, quello. Siamo entrati lì e ci siamo scaraventati sul cibo. Questa è una recensione che voglio lasciare al bar, no, al bar dell'autogrill dell'Umbria. Ci siamo fermati in Umbria, non perché volevamo fermarci in Umbria, perché l'autobus si è fermato in Umbria. Voglio lasciare una recensione veramente molto negativa, perché quando sono andata lì a chiedere il mio panino, quella che lavorava lì, che mi ricordo che tipo c'ha i capelli corti, bionda, quindi se il capo di quel autogrill barra bar ci sta guardando, deve licenziare quella donna, perché ci ha trattati veramente malissimo. Sì, tipo gli abbiamo chiesto un panino, perché, vi spiego perché, la ragazza con cui eravamo mi aveva preso un panino, però io ho detto, guarda, a me non mi va l'hamburger, prendo un altro panino col salame. Allora gli abbiamo detto, guarda, non fare più l'hamburger, prendiamo il panino. Quella si è girata, ci ha tipo fatto, no, ormai abbiamo fatto l'hamburger. E noi tipo, potresti tranquillamente darlo a qualcun altro che ha già ordinato un hamburger, perché noi vorremmo prendere un panino al salame. Lei sempre con la sua faccia molto divertita e manco proprio per niente scocciata, ci risponde con un, sì, ma deve pagare la differenza, sa. E che ci stai guardando al portafoglio? Cioè, nel senso, va bene, paghiamo sta differenza, dov'è il problema? Paghiamo sta differenza di 1,50 euro, credo, e ci dà sto panino. Palpo il panino, sì, è strano dire palpo il panino. Tocco sto panino ed era tipo ghiacciato. Io gli ho detto, potresti riscaldarlo? Lei me lo prende con una faccia, raga, che me la so guardato, ho detto, se mi guardi di nuovo con quell'espressione giuro che ti salto qua il bancone e ti vengo là, ti do una pizza, ma di quelle che è altro che panino al salame. Vabbè, sto panino alla fine, raga, faceva pure schifo, però... Silenzio. Cosa? Allora, una volta uscita da sto bar, tempo 15 minuti e hanno chiuso l'autogrill. E noi stavamo lì tipo a dire, e ora? Abbiamo chiamato quelli dell'agenzia dell'autobus e ci hanno detto, fra qualche ora arriveremo lì da voi con un autobus proveniente da Roma. E noi eravamo in Umbria. Cioè non è che potevano prendere tipo un autobus dall'Umbria, no! Abbiamo dovuto aspettare per forza un nuovo autobus che arrivava appunto da Roma. Cioè siamo stati lì, raga, la bellezza di 6/7 ore. Ci siamo messi là, raga, e non vi dico nemmeno quello che abbiamo fatto, perché ho registrato il tutto e vi lascio tutte quante le clip di quello che è successo in quell'autogrill nell'arco di 6 ore. Ragazzi, la situazione è degenerata. Ci siamo messi a fast spot di Italia 1. Poi qua non lo so, veramente, raga, la cosa è degenerata tantissimo. Prima stavamo tipo morendo, tipo, oddio,
io, adesso chi ci salva? E poi dopo... Non abbiamo mai idea di quanto si salva, mai. Io non farei venire nessuna prendere. Mi correggo. Italia! Ura! Eccolo, il nostro nuovo autobus. Ah, finalmente. Saluta, ciao, passate dal mio canale. Certo, finalmente. Ce l'abbiamo fatta con un'ora di ritardo, però siamo arrivati. Un'ora. Arrivato. Signore, grazie per aver ascoltato le nostre preghiere. Certo, ci ha messo 5 ore, però finalmente è arrivato. C'è pure sto coso da appoggiare i piedi, quindi... Ciao Dodrill, a presto, ci vedremo sicuramente. Da quello che avete visto potete capire che non ci siamo né annoiati né tantomeno impanicati per niente al mondo. Ci siamo divertiti tantissimo, raga, e credo che questa sia un'esperienza che mi rimarrà sempre nel cuore, perché è stata, diciamo, la cosa figa del mondo. Cioè, nel senso, è stato un viaggio fantastico, perché era tutto bellissimo, mirabilante tutto. Poi c'è stata successa questa cosa dell'autobus, e poi abbiamo fatto pure amicizia con tantissime persone che eravamo lì, perché noi all'inizio non ci conoscevamo. Ed è stato bello perché è stato un momento in cui ci siamo riuniti tutti quanti. Perché quando siamo andati a Mirabilano tutti ci siamo sparsi. Poi quando siamo andati in hotel tutti ci siamo sparsi per le nostre stanze. A San Marino stessa cosa. E invece questa è stata l'occasione per stare tutti quanti insieme. E poi, da come avete visto, raga, tipo abbiamo fatto la cosa di Italia 1, cioè. E poi io mi auguro, raga, se Italia 1, se quelli di Italia 1 stanno guardando questo video, io voglio assolutamente che questo video venga mandato a Italia 1 e che lo presentino in televisione, perché cioè la storia che c'è dietro poi a quel video è fantastica. Cioè rimanere bloccati in un autogrill per 6 ore con un pullman rotto, senza cibo, diciamo che è la cosa più wow. Quanta probabilità c'è di rimanere in un autogrill chiuso per 6 ore di notte e divertirsi anche, e stare lì a ridere, stare lì comunque a ironizzare su tutto quello che è successo. Io spero che questo racconto vi sia piaciuto. Come avete potuto vedere dal clip, veramente non c'è stato un momento di noia, anzi è stata un'esperienza fantastica. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, raggiungiamo almeno i 30.000 like per sostenere questa serie, così nel prossimo episodio vi racconterò qualche altro fatto strano della mia vita. Tanto so che ne succederanno tantissimi, cioè, anche se dopo questo non so cos'altro di strano mi possa capitare, però vabbè. Detto questo, nulla, io vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social network, trovate in questa descrizione, senza iscritti tanto più belli. E niente, ragazzi, mangio bene, ciao, vi sono io, ciao belli, ciao ragazzi, un bacione, ciao!